partiti da Alpignano alle 6.30 con quel mefistofelico Gualandi, abbiamo costeggiato Varisella, dopodiché a Lanciano Torinese abbiamo imboccato la Valle di Viù. L'abbiamo percorsa fino a Viù e un giro, una svolta a destra ci ha portato verso Useglio, a quota 1250-1300. A Useglio, a Villaretta, abbiamo girato sempre a destra, dopodiché ci siamo portati in 12 km ai laghi dietro la torre con 3 km di sterrato, discesa di nuovo verso Useglio, Lenie, e a Viù abbiamo imboccato verso destra per percorrere il Colle San Giovanni e arrivare al Colle dell'Iss da Liquidetto. Dal Colle dell'Iss velocissimi ci siamo portati verso Almese e poi discesi dalla Valle di Susa per ritornare ad Alpignano per un totale di 140 km e 3.000 di più. Eccoci a Useglio, da qui parte la prima salita verso i laghi dietro la torre, quota 2300, il centro del fondo di Useglio, ecco laggiù le montagne dove dovremo salire, dove ci sono i laghi. La salita parte da Useglio, già al 14%. Ecco che impenna e si sale, qui siamo a quota 1500. Vallone pazzesco. Cascata miracolo. La strada che sale laghi dietro la torre, sterrato buono, non bellissimo ma pedalabile con le grade, e poi il tunnel mefistofelico, si entra nell'inferno, ne usciremo? Siamo ai laghi dietro la torre, muri di neve, montagne da urlo. Andiamo a vedere il lago. Montagne da urlo, sì.
questo è il lago dietro la torre. È ancora tutto bello ghiacciato e l'estate ancora deve arrivarci. Guardate un po' che roba.